dopo la protesta messa in campo da insegnanti e studenti dell'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato Ipsia Marino di Teramo, che lamentavano il disinteresse delle istituzioni per l'adeguamento sismico della storica sede della scuola chiusa da anni perché dichiarata inagibile, è arrivata la replica da parte della provincia. Nella nota inviata da Luca Frangioni, consigliere delegato all'edilizia scolastica, è stato ripercorso tutto l'iter che va dalla chiusura avvenuta nel 2016 a causa dei danni provocati dal sisma alle iniziative che saranno messe in campo nell'immediato futuro. Ci ha stupito in un modo anche molto negativo, dove i docenti e i ragazzi dell'Istituto Alessandrini lamentano un lassismo e un immobilismo da parte della provincia. Questo perché? Perché fino al 17 agosto abbiamo mantenuto sempre a conoscenza il dirigente scolastico, i docenti, coloro i quali hanno partecipato alle riunioni che abbiamo svolto in provincia, palesando quali erano le difficoltà di una scuola che cresce e che ha difficoltà di spazi proprio perché una parte della scuola è risultata inagibile. Questo non vuol dire che la provincia non sta ascoltando le necessità dei ragazzi, della scuola e dei docenti, ma si sta muovendo in maniera anche celere a trovare delle risposte veloci affinché il 13 settembre ogni scuola abbia i suoi spazi per la didattica. Voglio sottolineare che non c'è assolutamente nessun tipo di classismo, nessun tipo di denigrazione verso nessuna scuola. Per noi tutte le scuole sono uguali, tutte le scuole hanno la stessa importanza perché formano i nostri ragazzi e formano gli uomini e i lavoratori del domani. Quindi rispediamo al mittente qualsiasi tipo di accusa, sia di immobilismo sia di classismo. Stiamo lavorando, continueremo a lavorare. L'Alessandrini Marino ha un finanziamento di oltre 7 milioni di euro. È stato firmato la convenzione con la Regione a marzo del 2020, in piena pandemia. Chiaramente con tutte le necessità e i bisogni del caso stiamo portando avanti la progettazione, il bando per la progettazione, e stiamo svolgendo tutto ciò che ci compete affinché inizi questa ricostruzione per queste strutture. Di conseguenza a ciò non possiamo che rispondere dicendo che la provincia c'è per tutti i ragazzi, studenti, docenti e dirigenti scolastici. Stiamo risolvendo su tutto il territorio provinciale tutte le necessità di cui abbiamo bisogno, così come lo faremo per Lidia Alessandrini.